partita, la prima volta abbiamo Ceola De Angelis già medagliati in questo campionato, Ceola non ha più bisogno di presentazione, adesso Leo De Angelis che si mette subito in testa al gruppo. Anche Gubbato si è presentato in gran condizione, ha confermato la buona condizione. Gubbato, la mummia Siviglia in seconda posizione. Ed eccolo proprio Luca Siviglia che va adesso a mettersi in testa. Qui la tattica, la gestione tattica di cui parlavamo prima, la vedremo molto di più nelle categorie junior, soprattutto senior maschi. Un giro ciascuno in modo da tenere alto ritmo, poi nell'ultimo ci si gioca tutto. Gubbato passa in 53 e 93 al terzo, al secondo giro. 53-93, torna davanti De Angelis e adesso anche Ceola all'esterno. De Angelis passa in 1-10-39, 1-10, il passaggio al terzo giro adesso. Traguardo, De Angelis, Ceola e Gubbato. Arriva Leo De Angelis, 1-27-29. Però io direi, anche se c'è poco pubblico al mattino, facciamo un applauso a Luca Siviglia che è riuscito. Tommaso Mascazzini, partito bello sparato, poi Fosk in seconda posizione. Mascazzini, Fosk, Bertolo. Stanislav Bofk che ha rallentato, si va rallentato, ce l'ha, va qualcuno o no? E infatti va Alessandro Peccianti. Erano passati in 53 e 8, qui siamo a 55-01, leggermente più lenta, un paio di secondi più lenta. Ci prova Peccianti, vediamo, suonerà la campana, hanno passati in 1-10 nella lotteria precedente, poi passano in 1-12, bisogna cercare di vincere. Risale Francesco Bertolo, si è lasciato un attimo sorprendere, buona l'azione di Peccianti, vediamo se riuscirà a tenere. Peccianti e Bertolo, anzi Bertolo e Peccianti, 1-29-51. Cuppone e Balini all'esterno. Davanti Emanuele Balini. Balini, Merra, Cuppone, adesso è Fabrizio Merra, poi Cuppone, poi Emanuele Ghiotto, Damiano Gagliazzo che lotta per la quarta posizione. Abbiamo il tempo al passaggio, no, al prossimo giro, mancano ancora tre. Torna davanti il nostro amico Cristian. Cuppone, Ghiotto, Balini, Gagliazzo. Il turno di Emanuele Ghiotto, passano in 55 e 35. Molto più lenta della prima, sui tempi della seconda. Ghiotto e Balini prendono un po' di vantaggio, Damiano Gagliazzo cerca di agganciarsi, deve agganciarsi ai primi due. Adesso parte Emanuele Ghiotto. Passano in 1-11 e 99, quindi leggermente più veloce della precedente. Ghiotto e Balini, poi Gagliazzo e Silvestri, arrivano Emanuele Ghiotto e Emanuele Balini, 1-28 e 89. La seconda battaglia più veloce, diciamo, fra le prime due. Tempo fra i tempi delle prime due, 1-28 e 89. Intanto leggiamo i
nominativi degli atleti che hanno superato il primo turno nella categoria junior femmine: Silvia Montico, Marta Piscuola, Emma Torò, Alice Galimberti, Chiara Orlandini, Silvia Paoletti, Elena Brioschi, Rebecca Barilani, Elisabetta Carraro e Martina Poeta con il decimo tempo. Intanto siamo a meno 3 con Samuele Angelini, che adesso va davanti, poi Mullai, poi Cassarino e poi Covelli. Samuele Angelini passa in 54,98 sui tempi della precedente, leggermente più veloci in realtà. Adesso Mullai, poi Cassarino, attenzione! Mullai e Cassarino, suona la campana al passaggio, all'arbitro, numero 84, poi la munizione, 8-4. Mullai, Cassarino, Angelini, Covelli lottano per la terza posizione. Numero 84, seconda munizione, entra in diffida, 1-29 dita, questa quinta batteria. Con Manzotti che si incarica di fare l'andatura al primo giro, Manzotti, Cecchini, Bonvicino. Numero 128, prima posizione, 1-2-8. Domenica Cecchini e Bonvicino. Non è partito Alessandro Brunacci, adesso è Davide Menegaldo, anche lui in ottima condizione. Passano in 55 secondi netti, siamo sui tempi medi, a parte la prima batteria, siamo in linea con le altre. Finita 1.11 e 1.12, il passaggio a meno 1 dall'ultimo giro. Manzotti e Menegaldo, anche qui siamo 1.11 altissimo, quindi sui tempi della batteria precedente, grosso modo, Davide Menegaldo, si guarda intorno, c'è già più nessuno, quindi vado e provo a passare con la vittoria di batteria. Davide Menegaldo, tranquillo, 1.29 e 0.9. Partita, la batteria numero 6. Mezzolaro, Lugato, Massa. Sono disposti perfettamente a piramide in base alla statura di questi ragazzi. Sarebbe una foto, tutte maglie diverse, con Kevin Massa a fare la cuspide della piramide. Achille San Giorgi, adesso prova ad aumentare, San Giorgi, Massa, Taglietta, passaggio a meno 2, San Giorgi, Massa. Sono passati un po' più veloci della batteria precedente, sono passati un po' più veloci. Adesso Davide Tagliente che si incarica di accelerare, occhio al passaggio. Sono 1.13 in realtà, 1.13 e 16. 1.13 e 16 il passaggio, Davide Tagliente che rimassa. Prova a recuperare l'atleta di Forlì, rimane davanti. Invece quella del Bellusco che chiude con il tempo di 1.30 e 59 la batteria meno veloce fino a questo momento, 1.30. Ah,
Alessandro Pusiol. Vediamo come interpreterà la gara il talentuoso velocista della Roller Porcino. E Leonardo Bossi, già campione italiano qui la prima giornata. Bossi, Pusiol, in effetti 1000 metri sono la distanza comune fra velocisti e fondisti. Questi scontreranno sia i migliori velocisti che i fondisti, tradizionalmente questa. Monchiero davanti adesso, poi Bossi, passaggio di meno 2, 54 e 04, è la seconda batteria, solo la prima è passata leggermente più veloce, altrimenti stanno andando forte. In effetti qui abbiamo diverse, non che nelle altre non ci fosse, ma atleti di valore. Adesso è Bossi avanti, infatti passano in 1:10.92, siamo sui tempi della prima. Bossi, Monchiero, Pusiol. Qui si potrebbe anche passare con il tempo, qui si può passare con il tempo. Leonardo Bossi, 1:27.82.